Ma vaffanculo. No, la luce. No, ragazzi, sono senza luce. No, no, no. No, 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 no. Voglio la mamma. Anche oggi, come potete vedere, la luce divina della mia finestra ci pervade, ma cercheremo di registrare lo stesso. Oggi sono qui con un nuovo gioco, Wick. È un nuovo horror survival, nuovo perché è uscito il 17 dicembre, quindi è recentissimo. Ho deciso di portare questo perché, come molti sanno, molti non sanno, uno dei miei generi preferiti è il genere horror. Infatti, se andate a vedere sul mio canale di diretta streaming, i giochi che gioco di più sono appunto giochi di ruolo, MMORPG, avventure grafiche e giochi horror. L'unica differenza è che di solito io ci gioco in diretta streaming, quindi è un po' come giocarci sul divano con i vostri amici che vi stanno guardando mentre ci giocate, perché comunque c'è interazione, si chiacchiera con la chat, loro ogni tanto cercano di farmi paura, ed è, diciamo, è come giocarci in compagnia. Perché io da ragazzina e da bambina, mi ricordo quando giocavo ai vecchi Silent Hill, obbligavo mio fratello a sedersi di fianco a me e guardare com'è il gioco. Quindi poverino il mio fratello minore, che veniva obbligato a guardarsi tipo tutto Silent Hill, perché io dovevo giocarci e non riuscivo a giocarci da sola. Dovevo giocarci in pieno giorno da bambina con mio fratello di fianco. Vabbè, traumatizzato. Oggi sarà un po' diverso perché appunto sono qui a registrare per voi, da sola. E niente, spero di non infartare. Allora, praticamente ci sono questi ragazzi in questo bosco, in questa foresta. C'è questa storia di questo ragazzino scomparso, la casa sua è bruciata, sono morti tutti, ma lui non è mai stato ritrovato. Una delle ragazze non crede assolutamente a questa storia, alcuni non so se ci credono, se fanno finta di crederci. Però praticamente c'è, non ho capito se una ragazza o un ragazzo bendato. Uno dei ragazzi gli ha detto non toglierti la benda, ce la farò, non toglierti la benda finché non arriviamo, non so dove. Ok, benissimo, sì, esatto. Qui il territorio sembra delimitato da questi... Che cacchio è stato? Sono stata io? No, non sono stata... Sì, sono stata io forse. No, non ero stata io. Ok. Premi F per accendere il fiammifero. Dove cacchio è andata la candela? Ce la fai a prendere la candela? Niente, non gli piace. Candela! Oh, Acone. Va bene. Ma vaffanculo. Oh, ragazzi, scusate, io purtroppo non riesco a reprimere alcune parolacce. Appunto, chi mi segue in live stream sa che tutti i miei stranieri, tutti gli stranieri che mi seguono, dato che il mio canale è in inglese, hanno imparato tipo tutte le parolacce italiane. Quindi mi chiedo scusa, ma non riesco proprio a mantenere un contegno. Allora, ok, premie per raccogliere. Stay in the light, vabbè, easy. Dobbiamo stare nella luce. Va benissimo. C'ho già il cuore in gola. Già male. Ok, stiamo nella luce. Don't think, run. Benissimo, non pensare, corri. Ottimo consiglio, serve sempre, specialmente quando ti attaccano bambini. Tanta, cosa sono quelle belle lucine laggiù? No, ragazzi, questi mi vengono a prendere alle 6 del mattino. Io sto già male, venite ora. Non posso giocare, giochiamo da sola. Aiuto. Magari se parlo mi sto meglio, no? Sì, parliamo. Parliamo, un'altra candela, bello, prendiamola. No, to transfer the light. No, ma non ce n'è bisogno. No, 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 assolutamente non ce n'è. Ah, beh, no, invece sì che ce n'è bisogno. Sì, 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 c'è bisogno. No, 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 che è? No, ragazzi, sono senza luce. Che è sto bambino? No, corri. Ha ragione, non pensare, corri. Stavo pensando! Un coniglio. No, non mi piacciono i bambini che piangono.
Raccogliamo questo. Che cacchio ho detto? E tutte queste luci di già, perché non vorrei che siano limitate. Cioè, magari dopo un po' le finisco. Siamo alla fine? No. Sto correndo. Corri. Adesso non siamo stanchi, basta. Dobbiamo fiato. Oddio, c'è una casa laggiù. C'è qualcosa. Non so se è una casa, ma sicuramente è qualcosa. Siamo arrivati a una specie di autobus. Sì, sembra uno scuolabus. Io vorrei capire team. Niente. Casa su. Go away now. Vai via ora. Ma no, va bene. Eravamo dentro uno scuolabus. Ci siamo trovati in mezzo al bosco. Fantastico. Io direi che vado a cercare una luce prima che questa si spenga. Comunque che amici di merda che c'è sta persona. Cioè, ti lasciano da solo nel bosco. Così, a caso. Ehi, tu credi ai fantasmi? Ma lo sai. No, la luce. No, ragazzi, sono senza luce. No, 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 no. No, troviamo una luce subito. Troviamo una luce tipo subito. E vabbè, ma c'avevo ancora così di candelotto. Ma dai, ma non è valido. Uno di noi. Private property. Wait. Someone actually lives up there? What are they, like a thousand years old? Here's $2 for a new padlock. Can I go now? Io, ragazzi, oh, una luce. Dio, ti ringrazio, c'è una luce. Bellino, ma bello disegno. Stay away from her. Stai lontano da lei. Ah, cos'è il pupazzetto? Ma sembra tipo il coniglietto che ho trovato prima, no? Credo sia un altro bambino simpatico. Siamo ripartiti dalla zona. Ok. Credo che questa sia la simpatica bambina che abbiamo visto nel disegno prima. Oh, un'altra candela, Dio, ti ringrazio. Vai. Ehi, qualcuno mi sta camminando alle spalle. Ti ho sentito. Ti ho sentito. Eccola. Ho un lumino e so come usarlo. Però non è che questa musica sia molto confortante, eh? Ah, va bene. Niente. Sono morta. Ho capito. Cioè, questa mi spunta in faccia. Sono morta. Sono... No, sì. Ah, dovevo trovare delle cose. Un crocifisso. Cos'è? Un panino? Vabbè. Va bene, proviamo ad andare avanti. Forse, vediamo se ci fa ritornare dal punto. Ah sì, ci fa ritornare dal punto che abbiamo appena passato. Sempre dalla simpatica bambina. Ok. Eccola. La bambina sicuramente è qua in zona, ma... No, 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 no. Usalo. Non questo. Ho sbagliato, va bene. Niente, ce ne faremo una ragione. Allora, vediamo se si può fare qualcosa qui. No, bellissimo posto, molto carino. La sedia sparisce. Sedie che spariscono a caso. Eccola la bambina. Via, 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 via. No, 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 no. Puoi continuare a piangere per me. Ho la faccia di una persona che ti vuole consolare. No, via. Ma no, ma siamo di nuovo al ponte. Che stronza. E se la ride pure. Ho capito che mi vedi. Grazie che mi vedi. Ha detto io ti vedo. Grazie. Siamo nel mezzo di una foresta. L'unica cosa che ho è praticamente una luce. Mi vedresti anche lontano 20 km. Sto continuando a seguire queste lucine che vedo, ma se... Voglio la mamma. Io non so se devo semplicemente resistere fino a una certa ora o c'è qualcosa di particolare che devo trovare. Proviamo ad andare a destra, visto che... Ok, dicevo, proviamo ad andare a destra. Anche se vedo qualcosa qui al centro. Una specie di cos'è? Un monolite.
Ah, fa bene, c'è un teschio di un uccellino. No! Le torture agli animali, no, vi prego. Camp. Ah, bene. Un campeggio, cioè non cosa c'è? Vabbè, però sei bastardo allora. C'ero appena arrivata all'autobus. Ci fanno allontanare, vedi, lo fanno apposta. Ci fanno allontanare, ma io mo torno indietro perché sono più testona di te. Però l'ho perso l'autobus. Fine ha fatto, ma cos'è sta cosa? Sì. Vabbè. E ride. E ride lei. Io ragazzi sto girando in tondo, sono per... Ed era meglio se continuavo a girare in tondo. Che cos'è? Un divano. Cosa ci fa un divano in mezzo a un bosco? Mi sa che questa è un'altra morte. E siamo a quota 3 ragazzi. Purtroppo o trovo una luce ora, in questo momento. Ai ai ai, ecco qua. Ah, vai, 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 forse ce n'è una abbastanza vicina. Eccola lì, vai. Dai, dai, dai. Dai, che non è... Ah, ce l'abbiamo fatta, dobbiamo semplicemente sopravvivere. We totally heard someone. Totally. Like somebody sleeping. Snoring like a mother trucker. Mother trucker. Ok. Look away, guarda, ah, guarda da un'altra parte, quindi essere una specie di tipo Slender. Non ti guardo, ah, una casa. Ma è la stessa di prima? Sì, è la solita, quella dove c'è la sedia che sparisce. Ah, però non c'è la sedia. Oh, oh, ma mi ha chiuso la porta. Ehi. No, ragazzi, sono chiusa dentro. Sì, va bene. Grazie. Ok. È stato un incontro molto carino. Sempre un piacere fare la vostra conoscenza, bambini. Sempre sono... La pupazza, pupazza. Stavo dicendo pupazza. No! Non ti guardo! Tu non verrai guardato! Your light will wake him. Ok, dice che la mia luce lo sveglierà. Ma che cosa? Nuovo il bambino che non dobbiamo guardare. Ma vabbè, vabbè, ma. Ragazzi, siamo appena stati uccisi dal figlio di Hodor. Non svegliarlo, ok. Non dobbiamo svegliare il figlio di Hodor. Io ogni tanto provo a tornare qua. Ecco, Benny. E probabilmente c'è un altro nome perché sono 4 adesso i bambini. Ah no, però il figlio di Hodor non viene calcolato. Tom, Benny, Lillian. E direi che andiamo a cercare una candela perché non voglio morire. Prima o poi mi devo munirmi di uno di quegli aggeggi che misurano il battito cardiaco. Sarebbe tipo troppo bello giocare a un horror con uno di quei cosi. Così tipo vedi il tuo cuore che sta aumentando e aumenta ancora di più perché ti spaventi, no? Sei tipo, Dio, sto morendo di infarto. Un po' di mal di gola, signorina. Provato il Vicks. Ma mamma me lo metteva sempre il Vicks qui. Poi hanno scoperto che era tossico. Sono le 2. Dobbiamo arrivare alle 6. Io non lo voglio nemmeno sapere quanti bambini ci sono in questa zona. E vabbè, però cioè, mi ti pari davanti. Va bene tutto, ma non guardarlo e... Cos'è?
cos'è questo respiro fastidioso, pesantissimo? Oh, cos'è? Oh! Trovato qualcosa. Do you think he'll like it, mamma? Pensi che ti piaccia, mamma? So, stanno parlando di un... I don't like you. Non mi piaci. Grazie. Io devo trovare una luce. Cioè, non è possibile che non ci siano altre luci. No. Allora, guardiamo, mi fermo. Ecco, di là. Dai. Dai, ce la possiamo fare. Oh, oh, guarda un po'. Ok, vai. Ah, là, là, là. Luce, luce, luce. Ehi, si è buggato. Io ce l'ho la luce però, ecco. Ok, dai. Dai, 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 che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Dai che resistiamo. Allora, fermiamoci un secondo. Devo fare mente locale. Niente. Dicevo, fermo un secondo. Faccio mente locale. Voglio andare verso le luci. Oh, 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 un'altra prova. Ma tutte le abbiamo trovate sto giro. Fantastico. Una Bibbia sacra. And goeth he, and taketh with himself seven other spirits, more wicked than himself. Eh, ma dai, ma non vale. Ma come? Vabbè. Bene ragazzi, io direi che come primo episodio horror ci può stare. Non so se vi è piaciuto questo gioco. A me è piaciuto abbastanza. Non è sicuramente il miglior horror che ho giocato, però è carino, non è male. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Spolliciate, così riesco a capire se vi può piacere che io porti avanti una serie di giochi del genere. E iscrivetevi al canale, mi raccomando. Vi ricordo anche che se volete seguire le mie live in diretta su Twitch, dovete andare sul canale Kuro Lily e lì potete seguirmi in diretta. Il canale purtroppo non è in italiano ma in inglese, perché come molti sanno Twitch è una piattaforma americana, quindi preferisco mantenere YouTube in italiano ma Twitch sarà in inglese. Però comunque se volete dare un'occhiata, gioco veramente tantissimi giochi in diretta, quindi ci vediamo lì. Ciao a tutti e grazie mille di aver guardato.